Siamo con Nicola Concettini, dunque parliamo di Borgo in Jazz, che termina questa nuova edizione, un'edizione che è stata un po' la rinascita dopo la pandemia, ma nel segno sempre della musica. Borgo in Jazz 2021 è stata un po' così caratterizzata da questi concerti che hanno sempre lo stesso carattere, cioè i criteri di reclutamento artisti si fondano su tre basi, cioè la promozione degli artisti che si trovano sul territorio regionale, ospitiamo sempre artisti di fama internazionale e poi ci teniamo a dare spazio comunque alle nuove generazioni. Quest'anno con la collaborazione del liceo musicale Galanti di Campobasso siamo riusciti a portare avanti questo progetto, un progetto che andrà avanti negli anni e quindi quest'anno siamo soddisfatti nonostante le mille difficoltà. Due note importanti: da una parte anche la forte collaborazione con i sindaci, con i comuni che vi hanno ospitato, dall'altra invece si guarda al Monferrato, quindi si pensa anche a un gemellaggio che è nato tempo fa e che continua per esportare musica ma anche molisanità in Piemonte. Che i comuni, le associazioni Pro Loco e altre associazioni del posto che collaborano con l'associazione Borgo in Jazz si sono sempre impegnate per promuovere poi il territorio, i prodotti tipici e le ricchezze che abbiamo sul territorio. L'associazione Borgo in Jazz, per valorizzare un po' il lavoro che si svolge qui in Molise, porta avanti delle collaborazioni con il premio Massimo Urbani, che per quest'anno non c'è stato, ma comunque manteniamo la collaborazione con altri festival del territorio nazionale, tra i quali Monferrato, Casale Monferrato. Il Monfra ospiterà un concerto degli artisti molisani. Negli anni c'è stato anche uno scambio di prodotti tipici, di informazioni, ecco, sui territori, proprio una scoperta a 360 gradi.